Buonasera, ben trovati. Nuova puntata di RTTR Volley. Siamo a commentare gara 1 e gara 2. Due partite dal sapore completamente diverso per la Diatec, Ma siamo a commentarle con un ospite d'eccezione che solo sette giorni fa non avremmo sperato di avere in studio, come ci dice il presidente Diego Mosna. Solo sette giorni fa non avremmo sperato di avere l'ospite che abbiamo questa sera anche se la speranza era nell'aria. Presidente, perché lo avete rivoluto così fortemente qua tre anni? No, Sette giorni fa non era speranza anche per me e per tutta la Trentino Voglie. Noi avevamo bisogno di un giocatore del peso di Mattei perché, perché abbiamo giocatori attaccanti che non stanno bene, sono infortunati e sapevamo che oggi non potevano giocare e perdere questa partita sarebbe stato complicato. Iniziare una serie di playoff perdendo complica sempre le cose. È vero che adesso dobbiamo andare a molfetta, è vero che bisogna giocare al meglio delle cinque, ma Mattei serviva, Matei è venuto, lo ringrazio, ringrazio lui, ringrazio il club giapponese che veramente sono stati dei veri signori. Possiamo dire che lui oltre ad essere un grandissimo giocatore, è un grandissimo uomo e le ha dimostrato anche in questo, in questo caso ama tantissimo Trent. Indiscutibilmente e non dimenticando che la sua presenza in campo si vede anche quando non attacca. Il pubblico ha risposto con tanto amore, lei ha voluto dare questa anticipazione sui social la mattina della... Bellissimo, è una persona oltre che un atleta amatissimo, non penso ci sia un Trentino che non ami Mattei. Allora benvenuto, grazie per essere qui Matei Kaziski. Grazie mille per l'invito e grazie anche per il bellissimo video. Il Presidente lo ha detto, sei amatissimo a Trento ma soprattutto sei fondamentale in campo e ha detto una cosa molto carina. Mancava prima, è strano quando non c'era, non adesso che sta <ride> giocando con la maglia di Trento, che effetto ti ha fatto rientrare in campo giovedì? Beh, ovviamente mi sono sentito un po' strano perché... C'era tanta speranza per tornare, ma all'inizio era poca possibilità. Eh, è stato veramente bello, è stata una sensazione unica di poter tornare, e entrare direttamente in playoff in una gara così um, diciamo, calda, così importante e anche di vincerla. Mm, sono molto contento di aver potuto farlo e anche di, uh, di aver potuto venire ad aiutare in questo momento, come ha detto il Presidente, di bisogno. Tu arrivi comunque da una stagione bella carica in Giappone, però stai bene fisicamente, rassicuraci su questo? <ride> sì, 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 spero di, di, di stare bene anche quando finisco il mio ingaggio qua. Uh, sto benissimo, anzi, perché ho finito due settimane fa, quindi ho avuto anche un attimo di distacco, un momento di, uh, di pausa per recuperare un po' delle forze. Poi dovrai tornare comunque a disputare un'altra parte di stagione con la tua squadra in Giappone. Sì, eh, mi manca la Coppa Giapponese, che c'è un distacco di un mese tra il fine campionato e la Coppa, e per questo motivo c'è eh, presente questa possibilità di venire qua a giocare un po'. Come riesci a trovare l'agonismo, la forza? E anche l'adattabilità? Perché passi da un pallone all'altro, da un palleggiatore all'altro, da una squadra all'altra? Beh, sicuramente devo dire che non è semplice, non è semplice per niente, prima perché ho avuto pochissimo tempo di preparare soprattutto la prima partita, ma in generale anche la seconda, perché neanche nel, nella distanza di una settimana di allenamenti, di preparazione, quindi ovviamente il mio gioco sto ancora soffrendo questa cosa, ma sto facendo il meglio e il possibile per aiutare la squadra, perché um, come abbiamo detto è un momento importantissimo e io ci tengo a dare il mio meglio. Hai tanta responsabilità, però sei abituato anche perché sei stato anche capitano <ride> di questa squadra. Comunque, lo ha detto anche il presidente: sei, si sente la tua presenza anche al di fuori del gioco. Beh, spero perché con uh, il gioco che faccio vedere non è che mi presento tanto, <ride> quindi spero di, di aiutare anche con la presenza. Uh, ovviamente facendo crescendo il mio gioco nelle prossime partite. Tu sei sempre troppo autocritico, diciamo la, la ricezione forse abbiamo da rivedere mm. e lo vediamo subito parlando di gara 2, quella persa dalla diete che ieri in Puglia. Andiamo a vedere il servizio e poi la commentiamo insieme. Mm torna in parità nella serie dei quarti playoff che portano verso lo scudetto di Superlega 2015 2016. Molfetta si impone infatti al Palapoli e riporta sull'1 a 1 la serie grazie a una prestazione superba del suo opposto Hernandez, l'uomo che era venuto a mancare in gara 1 al Palatrento. In coppia con l'ex di turno Michele Fedrizzi, i due attaccanti realizzano qualcosa come 49 punti. Pressione soprattutto in battuta, 17 ace in 4 set e una maggioranza determinazione nel secondo parziale quello vinto ai vantaggi sono state sicuramente le armi in più di Molfetta che ha vinto per 3 a 1 davanti a 1500 spettatori guadagnandosi la possibilità di arrivare sicuramente fino a gara 4 e costringendo quindi i trentini a dover tornare in Puglia il 27 marzo per gara 4 nel giorno di Pasqua il primo e il quarto set ci hanno messo sotto pressione con la battuta e con una recensione con i percentuali bassissimi Praticamente non siamo riusciti a giocare. Nel secondo e terzo set, quando abbiamo ricevuto bene, normale, uh, il, set, il secondo set era quasi vinto: perché eravamo avanti fino agli ultimi punti, alla fine l'abbiamo perso di nuovo per la recisione. E nel terzo, uh, vinto facile. Quindi, la chiave della, battuta, della partita era la battuta di Molfetta. I Parziali del match 25-21, 26-24, 18-25 e 25-14. Tra le fila di Stoicev si salva solo Gabriele Nelli, ancora in campo dal primo scambio a sostituire l'infortunato Giuric. Il sestetto con Giannelli in regia, Kasischi e Urnaut in banda, Sole e Van de Vordi al centro con la libero. Non cerca comunque scuse la Dietec, la cui infermeria è sempre più affollata. Serve lavorare sulla ricezione perché nel momento in cui si riesce a ricostruire, Trento ha dimostrato di essere. Per tenere il gioco. Si torna in campo sabato, gara 3 al Palatrento. Matteo, lo ha detto il mister: la ricezione è il problema perché poi, quando riuscite a ricostruire, il gioco c'è. No, credo che anche con i problemi di ricezione abbiamo avuto eh, piccole possibilità di fare la rimonta, non siamo riusciti a farla perché la squadra avversaria ha giocato molto bene contro di noi. Uh, però, sì, ovviamente il nostro obiettivo è di sistemare al più presto possibile la ricezione e di eliminare tutti questi ace che abbiamo preso questa partita. È stata una battaglia mh, della zona di sì, in battuta e eh, l'hanno vinto loro. Spero che per la prossima partita possiamo girarlo. Tra l'altro, stavamo commentando prima: non è un record, ma quasi, perché eccetto la stagione 1999 2000 in cui sono stati segnati 31 ace nella partita tra Casa Modena e la Maxicano Parma. Qui 29 comunque, ne avete messi giù anche voi 12. Sì, sì, come ho detto, una vera battaglia dalla zona di servizio, eh, mancato poco da record, ma mancano ancora partite, quindi non si sa mai. Ecco, adesso in vista di sabato voi non avete molto tempo per lavorare perché c'è la Champions in mezzo, quindi Molfetta è svantaggiata perché gioca fuori casa, però ha più tempo per preparare questo match. Sì, devo dire che su quel punto di vista loro hanno il vantaggio perché è una partita molto difficile con un avversario tosto che si deve giocare comunque a, a piene forze, non si può risparmare niente. Uh, purtroppo in questa partita il mio aiuto non si può usare perché per la Champions io non sono tesserato, uh, farò parte del, del gruppo, cioè del sostegno, quello che posso dare da fuori campo. Fare lavoro extra in ricezione se conoscerà da un pochino? Sicuramente <ride> sì, non un pochino. Eh, cioè, ovviamente c'è bisogno e lo farò molto volentieri perché. Uh, come hai detto, il cambio di pallone è stata una cosa che mi dà ancora fastidio e non, non mi sono abituato così veloce come pensavo. Ci ricordiamo quando succedeva con la Champions League, questo cambio che Infatti. era ancora più ravvicinato. A proposito di Rado, com'è stato ritrovarlo? È stata la tua guida per tanti tanti anni e questa è la prima stagione senza di lui? Ma sia con Rado che con la squadra devo dire che il mio rientro è stato molto veloce e neanche tanto, uh, tanto strano né, né niente. Prima di tutto ho avuto la possibilità di tornare o torno a Capodanno per fare un paio di allenamenti sì. con la squadra, che anche questo mi aiuta a non perdere il ritmo. Diciamo. Quindi anche in spogliatoio, subito la sintonia l'avete ritrovata? Sì, sì, sì. Parliamo di tutt'altra partita, quella di giovedì invece in casa, lì siete stati voi a dettare legge su Molfetta 3-0. Che cosa avevate avuto di più? Forse erano mancati loro un pochino, Hernandez era più spento del solito. Uh, secondo me. Uh, Prima il fattore casa ha dato il suo peso e poi noi eravamo molto più carichi. Eh, come se fosse quando siamo stati a Molfetta eh, un po' avevamo, avevamo l'ansia di giocare e invece in casa eravamo molto più convinti, molto più decisivi. Anche perché foglio bianco tutto da scrivere forse è più facile. Andiamo a rivederci quella partita, andiamo a vedere il servizio di gara 1 era uno dal sapore completamente diverso per la Diatec, un dolce sapore, grazie a un match decisamente sottotono per Molfetta, giunta al Palatrento senza possibilità di cambi in posto 4, una pratica che gli uomini di Radostin Stoichev hanno sbrigato in poco più di un'ora e venti e che ha fatto cominciare al meglio questa serie entrambi gli spogliatoi piangono in campo per i campioni d'Italia, c'è però ritrovato Mattei Casischi, subito schierato titolare, nonostante ancora debba disfare le valigie dopo il rientro dal Giappone e il martello bulgar Ripaga subito le aspettative mettendo a segno 16 punti, miglior marcatore dell'incontro, Tremoli il 65%. Male invece in ricezione, ma grazie a una grande efficacia rete, la Diatec riesce a sopperire anche agli acciacchi di Max Colacci, sostituito in fase difensiva da Tiziano Mazzone che da quarto schiacciatore diventa libero per necessità, visto l'infortunio anche di Carlo De Angelis. MVP del match Tine Ornaut decisivo soprattutto al servizio, Tregliese ha referto per lo Sloveno. Era molto importante partire con il piede giusto, l'abbiamo fatto subito dall'inizio partita, abbiamo dimostrato una pallavolo di alto livello con continuità in tutti i tre segni. Ottima anche la prestazione di Gabriele Nelli, cercato spesso e volentieri dal suo palleggiatore, sempre bravo a giostrare le varie possibilità. La squadra infatti chiude col 63%, i parziali 25-21, 25-15, 25-20. Era difficile, siamo stati bravi in un palazzetto molto caldo e siamo contenti per il risultato, però la serie è ancora lunga. Emozionato anche se dispiaciuto il grande ex di questa serie dei quarti, Michele Fedrizzi, anche grazie agli infortuni dei compagni, il giovane Trentino, cresciuto nelle giovanili della sua città, sta vivendo una stagione da protagonista. Ho giocato molto tranquillo, anche perché in panchina avevamo nessun cambio, quindi non avevo neanche la pressione di poter essere sostituito, insomma, quindi ho, giocato, cioè, ho cercato di giocare sciolto e così. Vedere di là Casischi per voi non è stata una bella sorpresa? No, infatti, io ho detto a matare il cavolo proprio... Adesso sei tornato. Andiamo a vedere anche gli altri risultati di gara 2, Ninfa Latina 0 Cucina Lube Banca Marche Macer... Civitanova 3, Sir Safety Conad Perugia 3, Calcedonia Verona 0 Tornazzo Padova a 3, DHL Modena 1, Exprimiamo il Fetta a 3, Trentino Diatec L'abbiamo abbiamo visto, 1, dunque la Lube che si porta 2 a 0 nella serie così come Perugia su Verona, mentre pareggiano Tornazzo Padova su DHL Modena e Exprimiamo il Fetta sulla Diatec Trentina. Chiudiamo il capitolo della Superlega dei playoff. ricordando che sabato si gioca gara 3 al Palatrento, ore 20 e 30, una gara non compresa nell'abbonamento, ovviamente il tifo Mattei è sempre ben gradito e fa sempre la parte del giocatore in più. Assolutamente sì, e spero che ancora più persone verranno a sostenerci perché si vede che abbiamo bisogno. Tu fin qui non l'avevi seguito il campionato italiano, non c'era modo di farlo? No, gioco... eh, ovviamente seguivo tutti i risultati, i risultati ma sì. non, non il gioco come non avevo il modo di vedere le partite. Lì la vita com'è in Giappone? Si gioca in un campionato completamente diverso rispetto a qui? Sì, ehm, sono sistemato molto, molto diversamente da quello che è qua in Italia, perché qua in Italia quando c'è la Champions si gioca se sempre due partite a settimana, però si gioca mercoledì e domenica di solito. Sì. E invece lì sono sabato e domenica di fila. E poi lì non ci sono le partite in casa e le partite fuori casa, si fa raduno a quattro 6 sei squadre in un posto dove tutti giocano in due giorni uno contro l'altra e ogni settimana si fa così posti diversi. È stato un cambio di vita radicale oltre allo stile di vita fuori dal campo diciamo. Sì sì devo dire che è stata un'esperienza piena in, in, in tutti i modi non solo di vita non solo di cultura ma anche di pallavolo e di modo di fare veramente di modi di, di capire la pallavolo. Tu l'avevi proprio scelto volevi provare questa cosa diversa perché sì. a un certo punto si decide di fare un cambio così radicale. Beh, avevo questo bisogno già da un qualche anno e mi si è presentata una buona possibilità, l'ho accolta subito perché è volontà mia, proprio volontà mia. Certo, il livello di gioco in Giappone com'è? Beh, sicuramente confronto a quello italiano c'è ancora tanto per, per arrivare allo stesso livello, però comunque non è facile e soprattutto essere straniero in quel campionato non è facile perché se sei l'unico straniero hai diciamo molta più responsabilità e diciamo che il straniero nella squadra un po' decide il risultato del fine partita, il, il confronto dei stranieri, a grosso modo. Uh, ho avuto quest'anno partite che ho finito con più di 50 schiacciate, <ride> numeri così che qua in Italia è difficile che si veda. È molto no? difficile, certo. Non avete chiuso come avreste voluto, diciamo così. Camminato. Sì, ci, ci siamo andati vicini. Uh, puntavamo sul terzo posto, siamo finiti quarti e è stato deciso proprio nell'ultima partita, però è stata una partita che non, non abbiamo giocato al migliore dei modi e giustamente abbiamo perso e con questo abbiamo concluso quarto posto. Comunque Risultato migliore dell'anno scorso, quindi la società è abbastanza contenta, ma non come sperava. Il tifo lì com'è molto seguita la pallavolo? Molto, soprattutto quest'anno tutti dicono che è aumentata ancora di più per colpa dei delle presta, presta, ah, prestazioni della squadra nazionale. Okay. Perché è stata seguita durante l'estate e questo ha portato anche più gente in palazzetti nei palazzetti. Sono veramente contento perché. Raramente si vedevano posti vuoti nei palazzetti ovviamente, non palazzetti grandissimi. Non però... i 4.000 posti del Palatrento? Beh, devo dire che 2.000-3.000 c'era ogni partita, okay. quindi abbastanza seguito. Beh, tu sei invece sempre amatissimo qui a Trento, andiamo a sentire cosa pensano i tifosi del ritorno di Mattei Cazzischi. Per noi Mattei è come se non fosse mai andato via, poi questa è casa sua e lo si vede da come ha approcciato la partita. Basta guardarlo adesso, andrà a casa probabilmente fra un'ora un e un'ora e mezzo. Si voleva. Se fosse stato l'inizio campionato potevamo dire anche la nostra in fase di scudetto. Adesso qualcosa possiamo dire. Siete contenti che è tornato Matei? Sì. Vi sì. piace? Sì. sì. Perché? È un bravo giocatore. Siete affezionati a lui anche come numero uno? Sì. sì. Per il Trento rappresenta qualcosa, insomma, tutti gli anni scorsi per noi, è uno di noi. È una grande emozione perché l'abbiamo seguito da tempo e è bravissimo. Poi per la società vuol dire è qualcosa di più anche come cuore. Ma penso di sì, è una persona, ha qualcosa in più degli altri. Non poteva esserci ritorno migliore, ha fatto veramente un bellissimo gesto per la squadra e per i tifosi. L'imperatore, il nostro imperatore. Cosa vuol dire per la squadra? Continuità, forza e soprattutto un grande aiuto perché siamo, non mi siamo messi molto bene, l'infermeria è piena e questi turni così veloci non ti danno possibilità di recuperare, per cui un aiuto così della qualità di Casischi è veramente fantastico averlo di nuovo tra di noi. Forte oggi, farà la differenza? Senza dubbio, farà la differenza. Sono molto contenta anche perché ci ha fatto vincere molto, ci ha fatto provare molte emozioni. E credo che tutti siamo contenti del suo ritorno. Insomma hai reso felici tantissimi tifosi Mattei. Beh, devo dire che anche loro danno in ritorno la stessa felicità a me. Uh, questo filmato veramente mi, mi fa sorridere e spero, come ho detto, che il stesso sentimento sarà nella gara 3. Speriamo, eh, invece, giovedì starei un po' a guardare, questa è l'unica cosa che un po' forse brucia per un giocatore come te stare seduto a guardare i tuoi compagni. Beh, io lo accetto, sono dei momenti che cioè, non si può fare niente, quindi non è che non è che non abbiamo provato, non c'era la, la possibilità, ecco. Quindi su quel uh, punto di vista ovviamente non è facile star, uh, starne fuori, ma Farò il mio meglio di dare il sostegno che posso. Sì. Andiamo a vedere il servizio che ci anticipa: quella che sarà la gara di andata contro il belgoribel ed ora testa la Champions perché se possibile qui si può sbagliare ancora meno. Il doppio confronto con il Belgori Belgorod nei playoffs six comincia in casa per Trento. Giovedì ore 20.30 arriva la squadra russa che ha estromesso dal torneo i campioni di Francia del Tour un remake della sfida dell'edizione 2014 in cui il Belgorod si impose nettamente con un doppio 3 0 andando poi ad aggiudicarsi anche il titolo finale. Belgorod è una città della Russia occidentale, 700 km ad ovest di Mosca. Mosca conta 350.000 abitanti ed è importante sede di industrie alimentari, meccaniche, di abbigliamento e materiali edili. Ha dominato la scena europea della pallavolo tra il 1996 e il 2005 e sta tornando sulla vetta dopo le vittorie della Super League nel 2013, della Champions nell'anno successivo e del Mondiale per Club dello stesso anno. La squadra presieduta e allenata da Shibulin può contare sulla diagonale Antipkin, Danilov e sull'interessante schiacciatore Ivovic. Fino a qui si è imposta nella Pool B delle fasi a gironi, mettendo dietro a sé Merck e Union, Berlin Recycling e Arca Sidzmir, e poi ai Playoff 12, dove ha eliminato il Tour. Il ritorno si giocherà in Russia martedì 22 marzo, ore 17 italiane, le 19 locali. Passa il turno chi fa segnare più punti nell'arco delle due gare. In caso di parità, si giocherà il decisivo Golden Set al termine della gara di ritorno. Questa gara invece è giovedì, sempre al Palatrento, ore 20 e 30. Anche qui tanto tifo si aspetta, ci sarà anche Mattei a tifare per questa partita, come abbiamo detto. Tu guardi più degli altri partita per partita a questo punto, che cosa succede? Ma a questo punto devo dire che io cioè, seguirò tantissimo, ma non solo per, per via dell'importanza della partita, ma anche perché questa partita deve essere una continuazione della nostra serie. Uh, sicuramente io uh, lavorerò a parte, ma in questo punto anche la squadra, pensando sia di questa partita che la, quella che segue, perché sono così vicini che non, non si può mancare l'importanza l'una all'altra. Giocare con, contro diciamo, squadre italiane, poi dovrei tornare a fare un campionato giapponese. Non, non sei stanco, hai tanta voglia di vincere, ancora hai tanta voglia di giocare. No, stanco per niente, Sono, cioè, come ho detto, in buona forma. Uh, ho avuto la mia possibilità di recuperare un po' di forza quindi credo di poter farcela. Poi alla fine si vedrà. Alla fine dell'anno hai già pensato o no? No, devo dire che è ancora un po' presto per decidere, adesso. Ci sono vari diciamo, interessi di qua e di là, dopo quando avrò un po' di tempo con calma deciderò cosa Dovrei fare valutare. per l'anno prossimo. Sì. Ma se dovessi dare un voto alla tua vita in Giappone? Come ho detto mi sono trovato molto bene, cioè era, era stata un'esperienza molto positiva, alla fine se, se devo dire buono o no è stato molto buono, quindi uh, cioè, su quel punto di vista contento e poi loro hanno già espresso l'interesse che io... Uh, uh, per me di rimanere per un altro anno, quindi cioè, ci devo pensare. Certo, c'è tempo per tutto. Eh, ti chiedo uno sguardo solo alla squadra dove sei adesso, insomma, a sì. Trento, lo spogliatoio purtroppo è ricco di infortuni. Qual è il clima? No, il clima è buono, uh, cioè, mh, questa cosa di avere i fortuni in squadra non è una novità. Non è un... Anche perché abbiamo visto che anche le altre squadre non stanno benissimo. <ride> sì, <ride> uh, non, cioè, devo dire che qua a Trento abbiamo sempre gestito i fortuni nel miglior modo possibile. Ovviamente il clima è di, di recupero e di poter fare il meglio per far rientrare la gente che manca in questo momento, prima nell'allenamento e poi in partita. Uh, credo che siamo in un buon punto però non voglio rovinare cioè, il, il lavoro non voglio cioè, come si dice in italiano uh, portare sfiga, ah, non okay. voglio portare sfiga dicendo che va tutto bene certo incrociamo le dita e stiamo a vedere tanto abbiamo, abbiamo visto che riusciamo a giocare bene anche così Andiamo a vederci in chiusura il servizio del Neruda, purtroppo le ragazze di Bolzano sono state matematica, matematicamente retrocesse con il 3-1 con Modena e poi andiamo a rivederci in gara 2, quella persa da Trento con Molfetta. Noi ci salutiamo qui per questa puntata, un selfie con Matei, di cui sono ben felice e se volete ci rivediamo tra sette giorni con RTTR Volley. Buona settimana. Pronti? Vai. Questa volta alla matematica non ci sono scampi. La retrocessione per il Neruda ora è cosa certa. Mancano due partite alla fine del campionato impossibile recuperare il distacco con Vicenza a più 10 dalle altoatesine. Peccato proprio ora che erano tornate in campo le domenicane, Martinez e Rivera dopo alcune settimane di stop. A Modena non sono bastate le loro forze, non è bastato il cuore di tutte. Alla Liugio, trascinata dalla centrale altoatesina, Raffaella Folì, Garzare e compagni riescono a a strappare un set che di poco solleva l'umore arancio-blu. Per puro orgoglio ora l'obiettivo è uno solo, non arrivare ultime. Le sfide sono due, il sabato di Pasqua al Palaresia contro Montichiari, la domenica successiva in trasferta a Bergamo. Lo sfidante resta il bisonte Firenze a 10 punti come il Neruda che se la deve vedere con Casalmaggiore e con Egliano, bisogna crederci fino alla fine.